Allora, cominciamo. Buon pomeriggio e benvenuti virtualmente alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. Io sono Fiorenza Poli, sono bibliotecaria qui appunto alle Oblate. Oggi sono con piacere, con estremo piacere, devo aggiungere, a presentare il libro di Lorenzo Pagni, Chi di gallina nasce, un sottotitolo. Piccola cronaca familiare in un quartiere, una città, un paese che cambia. E sono ovviamente in ottima compagnia, ovviamente sono con l'autore Lorenzo Pagni, appunto, che è attualmente insegnante di italiano per ragazzi stranieri, che ha collaborato a progetti di cooperazione e sviluppo in Africa occidentale. Sono insieme a Maria Beatrice Di Castro, Astri. Di Castri, scusami, insegnante di lettere al Liceo Machiavelli. Ha pubblicato delle raccolte di poesie, è nella redazione della rivista Il Grande Vetro e segue da vicino appunto le attività anche dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea ed è membro della Società Dantesca Italiana. Buonasera Beatrice, e siamo insieme anche a Natalia Cangi, che è la direttrice organizzativa della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, e anche una grande appassionata lettrice di testimonianze di vita. Quindi io con questa piccola introduzione vi dico appunto che questo libro andrà a far parte della collezione della nostra Biblioteca delle Oblate e andrà inserito nella nostra storia locale come arricchimento appunto di una vera e propria testimonianza della crescita di un quartiere così importante, così bello, a cui io sono molto legata, appunto, poi dopo lo scoprirete il perché, che è San Frediano. Quindi io lascio la parola a questo punto a Maria Beatrice e poi la riprenderò in seguito. Grazie. Bene, allora intervengo subito. Per me è veramente un grande piacere e un onore presentare questo libro, non solo naturalmente per l'amicizia e l'affetto che mi legano a Lorenzo e alla sua famiglia, ma anche perché ho visto nascere questo libro. Cioè, Lorenzo appunto come amico ce ne parlava e poi, tra l'altro, avendo già fin da subito un'idea molto chiara del titolo, e poi ad un certo punto mi sono vista, come dire, squadernata davanti la prima versione, così artigianale potremmo dire, del libro. E tra l'altro, in questa prima versione, appunto così più artigianale, se posso raccontare questo aneddoto, avevo una piccolissima menzione anch'io, perché io e Lorenzo siamo legati anche, oltre naturalmente all'amicizia che abbiamo, come dire, esplorato in seguito, a una scoperta, cioè abbiamo scoperto di essere nati lo stesso giorno nella stessa clinica. E quindi, come dire, è stata anche un po' un'iniezione, insomma, no? Questa nostra conoscenza ai giardini con i bambini piccoli. Ecco, dicevo, già in questa versione così artigianale, il libro aveva comunque una sua robustezza e una sua struttura, e anche se era pensato soprattutto, come dire, da un punto di vista testimoniale, no? Cioè come la volontà da parte di un padre di raccontare ai propri figli la sua storia personale, ma anche la storia del loro nonno, appunto il nonno Marcello, detto Morino, e anche il mitico bisnonno Faliero. Ecco, poi diciamo, invece, quando Lorenzo ha rimesso mano a tutto questo, ovviamente il progetto come dire, ha avuto anche una sua maggiore consistenza, una sua robustezza, una sua coerenza e anche una maggiore coesione nello stile, ed è la versione appunto che noi leggiamo, no? In cui Lorenzo ha deciso però di spostare un po' il baricentro della narrazione, cioè non è lui la voce narrante, ma è quella di questo padre, no? Questo padre appunto Marcello, detto Morino, che in un momento anche di crisi personale di Lorenzo, per l'appunto, gli appare quasi, no? Quasi un'apparizione dantesca, un po' una sorta di Virgilio, insomma, no? Di mentore che in qualche modo accompagna Lorenzo Pagni
a rivivere anche, no, la propria storia, a ritessere tutti i fili che costituiscono la memoria familiare e anche la memoria, come dire, del suo ambiente. E in qualche modo è un padre che lo porta a riscoprire le sue radici, no? E in questo rapporto appunto del padre a cui Lorenzo ridà la parola, e del figlio autore del libro, ecco, noi vediamo sempre oscillare questa ambivalenza, no? Cioè il figlio che è in qualche modo gallina in quanto, come dire, erede di tutta una genealogia familiare, anche di un'estrazione sociale ben precisa, e al tempo stesso però può essere anche la vendettina, gallina vendettina, a un certo punto viene proprio nel libro messo in contrasto questo binomio, perché è anche, per dirla alla Guccini, il primo che ha studiato, il primo laureato della famiglia, quello che in qualche modo può segnare anche il riscatto sociale da un ambiente che sicuramente, come vedremo anche tra un attimo, presentava sicuramente tutta una serie anche di valori e di solidarietà diffusa, ma anche naturalmente dei limiti. E quindi il libro parla naturalmente di tante cose, di tantissime cose. Parla ovviamente di Sanfrediano e parla di Firenze, perché comincia naturalmente con la storia appunto di Marcello Morino, e anche naturalmente con qualche ricordo precedente, diciamo, alla nascita. E contiene naturalmente anche tutta una, come dire, una descrizione molto accurata e molto precisa dell'ambiente di Sanfrediano e di Porta Romana. E insisto però che anche in questa parte, che poteva anche un po' correre il rischio del bozzetto, no? Correre il rischio anche di, come dire, di qualche elemento un po' manierato, no? Ecco, invece l'autore secondo me è molto bravo a evitare tutto questo, no? Quindi nonostante tutto l'attaccamento e l'affetto, diciamo, che viene fuori dal libro, no? Per l'Oltrarno, per Porta Romana e così via, però è molto lucida la consapevolezza con cui Lorenzo ci racconta questo ambiente, saldando costantemente quella che è appunto la microstoria familiare con gli elementi anche della macrostoria, no? Che attraversa il quartiere anche con grande durezza, perché insomma è una storia anche dura, difficile, quella che viene raccontata, e anche con un connotato di violenza notevole. E quindi di Porta Romana e Sanfrediano, anzi prima di Sanfrediano e poi di Porta Romana, che subentra appunto con il matrimonio poi di Marcello Morino, ci vengono raccontate tante cose, e ci vengono raccontati ovviamente gli anni neri del fascismo, no? Che appunto sappiamo che nell'Oltrarno si accanisce in maniera anche particolare, data anche l'indole ribelle degli abitanti. Si racconta naturalmente la guerra, si racconta la fame, viene sfiorato anche il tema, per esempio, della salvezza delle opere d'arte, sempre attraverso appunto la memoria di Marcello. E si racconta la tragedia dell'emigrazione anche, c'è un episodio molto bello in cui appunto il fratello grande Renzo viene accompagnato a Genova a prendere il piroscafo per l'Argentina, insomma c'è anche questo aspetto. E poi naturalmente si racconta una scena terribile, per la quale io adesso mi interrompo e cedo la parola proprio a Fiorenza Poli, cioè si racconta il terribile eccidio di Piazza Tasso avvenuto il 17 luglio 1944, dove appunto furono uccisi diversi civili, tra cui un bambino di 5 anni. E io mi interrompo per un momento, cedo la parola a Fiorenza Poli per approfondire questo episodio, e poi, diciamo, proseguo nel raccontare il resto del libro. Allora, leggo direttamente dal libro di Lorenzo, perché la ricostruzione è veramente quella che poi mi è stata sempre riportata dalla mia famiglia. Lunedì 17 luglio è un giorno qualsiasi, come tanti altri. Verso le 7 di sera, Piazza Tasso è piena di persone scese con le sedie a fare due chiacchiere e cercare un po' d'aria in questo afoso pomeriggio estivo. I bambini si divertono aspettando l'ora di cena. Anche io sto giocando con gli amici. Il caldo è soffocante e come dannati a correre dietro la nostra palla di cencio. I palloni sono belli, ma costano cari.
Allora rubiamo una calza di lana da qualche cassetto di casa, la riempiamo di pezzi di stoffa e poi la leghiamo, girandoci intorno un pezzo di spago. I nostri campi sono le nostre strade di quartiere, Piazza del Carmine e questo pezzo di terra al centro di Gusciana, qualcuno continua a chiamarla così, polveroso d'estate e fangoso d'inverno. A me piace giocare attaccante, ma oggi ho male un piede e sono in porta. Con me c'è Ennio, detto Meazza, perché è bravissimo a scartare gli avversari e fare gol, proprio come il grande attaccante dell'Ambrosiana. Però è noioso essere in squadra con lui, ha sempre la palla tra i piedi e io sono poco impegnato. Così mi distraggo guardandomi intorno, anziché restare concentrato sulla partita. Al numero 10 della piazza, verso l'angolo di via Camaldoli, stanno rifacendo la facciata. Ci sono delle impalcature montate e sotto di questo Stelio Ciulli e Ivo Poli, il bambino più piccolo, il fratello più piccolo di un mio amico, stanno giocando ad acchiappino. A poca distanza da loro vedo Aldo Arditi che si accende una sigaretta, Corrado Frittelli che cammina verso casa e Igino Bergigli con le mani incrociate al suo pancione, intenta ad osservare due piccioni che si corteggiano in un amoroso girotondo. Torno con lo sguardo sui bambini. Stelio scappa, Ivo lo rincorre. In terra c'è della resina che serve ai muratori a fare la calcina. Correndoci sopra, i bambini scivolano. Entrambi si guardano, ridono. All'altezza del bar Vanzini, all'angolo con via San Francesco di Paola, noto il sopraggiungere di una camionetta. Si ferma, scendono alcuni squadristi. Cosa vorranno? Cazzo, sparano! Mezza piazza prende la palla di Cencio e comincia a scappare, via, verso via del Leone. Io e gli altri miei compagni rimaniamo impietriti ad osservare questa scena surreale. Il caldo opprimente distorce le immagini e ne sfuma i contorni. Non ho paura, piuttosto mi sento accollato a me stesso, sdoppiato, spettatore e protagonista a un tempo di un film in cui le pistole e i fucili diventano davvero. Alcuni uomini rasati e vestiti di nero avanzano facendo fuoco addosso alla gente. Il Frittelli e l'Arditi vengono colpiti da dietro. Non si rendono conto di niente. Saltano in aria, avvitandosi su se stessi. Il Bercigli si accorge dell'arrivo della camionetta. Sente i primi spari, si volta, viene colpito. Muore così questo mitico personaggio dell'Oltrarno. Perseguitato fin da giovane con le sue idee antifasciste e a lungo rinchiuso nelle carceri del regime. Scappate, scappate, ci grida Meazza da sotto il tabernacolo della Madonna del Morbo, proprio di fianco alla fontana dove la gente viene a riempire i fiaschi d'acqua da portare da casa. Rimaniamo ancora un attimo immobili, prima di scuoterci dal torpore che ci attanaglia la mente. Poi cominciamo a correre. Adesso tutti corrono. In un attimo la piazza si svuota e la gente entra nei portoni che si chiudono come ostriche. Stelio ed Ivo si rialzano e si lanciano verso casa. Il primo abita al numero 15 ed entra subito. L'altro, che abita al 16, fa ancora qualche metro prima di infilarsi nell'uscio aperto, dietro ai due fratelli che lo precedono. La Fiorenza, sua mamma, ha sentito gli spari e si è affacciata alla finestra. Ora si precipita giù per le scale e raggiunge l'androne che porta il cortile intorno. Controlla che i figli ci siano tutti. 1, 2, 3. Meno male. Sono salvi, ma in fondo al lungo corridoio Ivo si accascia. Una raffica di mitra l'ha colpito alla schiena. Mamma, mamma, grida morendole tra le braccia.
Alcuni uomini lo prendono e lo adagiano su un tavolino lì nell'addito, al collo, come sua abitudine, alle scarpe legate con i lacci. Quando esce da scuola si diverte a infilarci le mani, mettersi in ginocchio e ritirarsi giù il grembiule a coprirsi le braccia per far finta di essere un nanetto che balla. Perché? Perché? Ha solo 8 anni, perché? Maledetti, urla la donna. Lo strazio della Fiorenza mi paralizza le gambe. Mi fermo sulla cantonata tra via della Chiesa e via del Leone, seguendo tutta la scena che sembra andare a rallentatore. I fascisti sono ancora in piazza e continuano a sparare. Scappa, Morino, scappa! Vuoi farti ammazzare? La voce dello stapanaro mi risveglia da questo stato, comatoso, e riprendo a correre. In quel preciso istante, a 2 passi da me, un'altra raffica crivella il corpo di Umberto Peri, uscito per cercare il nipote Roberto. Corro, corro più veloce che posso. Raggiungo casa, busso forte al portone. Per fortuna, una donnina che sta a pigione nel palazzo la preluscio. Salgo le scale 2 a 2, mi batto la porta dietro le spalle, ansimando forte. Tutta Sanfrediano, rintanata nei propri appartamenti, grida la sua paura e la sua rabbia. Il giorno del funerale, la Fiorenza, zoppa una gamba, salirà a fatica sul carro funebre del figlio. Al collo avrà un fazzoletto rosso, simbolo della lotta partigiana. Allora, tutta questa lettura che mi ha molto emozionato riporta effettivamente appunto i fatti che sono avvenuti in quel giorno in Piazza Tasso. Ivo Poli era mio zio, era il fratello più grande del mio babbo, e il mio babbo ci ha sempre raccontato questa storia, e come famiglia appunto Poli vogliamo e desideriamo che non si dimentichi mai nella memoria anche dei ragazzi di adesso, di tutte le vite innocenti che sono morte appunto per mano fascista, in una maniera direi così anche vile, no? Perché Ivo non soltanto era un bambino di 8 anni, ma poi fu colpito alla schiena, e questo mi ha sempre lasciato tanta, tanta tristezza, perché so qual è stato il trauma per mio babbo vedere il proprio fratello morire sul tavolino della cucina. E mi fa piacere che il Comune di Firenze tutti gli anni, il 17 di luglio, alla commemorazione, ha sempre dei rappresentanti appunto anche del Consiglio Comunale, e infatti il 5 marzo del 2016 c'è stata la commemorazione, l'intitolazione dell'area giochi di Piazza Tasso proprio a mio zio Ivo, e questo sono molto orgogliosa. Mio babbo purtroppo non c'è più, però fu presente in quel giorno. Tutti gli anni viene sempre il mio zio, che abita adesso a Rosignano, e davvero ci teniamo che si continui a parlare di questa storia. E quindi ringrazio davvero di cuore Lorenzo per aver reso così reale, proprio anche nell'indicare il fatto che mio zio, quando correva, correva scalzo, perché si metteva sempre le scarpe legate al collo. E quindi grazie Lorenzo di questa emozione che comunque mi ha suscitato questa lettura, e ripasso la parola a Beatrice. Grazie. Beh, insomma, grazie davvero di questa testimonianza così, così toccante e così, così bella. E qui si vede anche con mano però come sia importante anche proprio la letteratura, no? Perché sì, è compito dello storico quello di ricostruire i fatti per come sono accaduti, no? Però appunto lo scrittore è quello che poi questi fatti, come dire, li fa rivivere, no? Da corpo, da carne, e molto spesso, ripeto, poi con una corrispondenza, anche con una aderenza alla realtà, come in questo caso, veramente, veramente toccante.
Ecco, tutta questa prima parte, ma anche la seconda parte, diciamo così, è sicuramente scritta in maniera anche molto, molto sapiente e molto colorita. E in particolare, appunto, in tutta questa rievocazione anche, no, della storia dell'Oltrarno, si nota anche proprio questo ricchissimo impasto linguistico, che combina ovviamente da una parte sì la padronanza espressiva dell'autore e dall'altro però anche riprende anche in maniera estremamente filologica, mi verrebbe da dire tutta quella colorita eredità del lessico familiare, insomma, no? Dai nomignoli che venivano appioppati rigorosamente agli abitanti di San Frediano, no? Secondo un procedimento che poteva essere di iperbole oppure di antifrasi e così via, no? Con una galleria veramente colorita per la quale invito davvero a leggere il libro. Ecco, a cui si aggiunge però anche un talento specifico familiare, potremmo dire, e anche personale di Lorenzo Panni, insomma, no? Dalla macchina di casa che si chiamerà la Svincolina, fino, se non sbaglio, a Buscopan, che è uno dei pupazzi che vengono citati durante il racconto dell'infanzia di Lorenzo. Ecco, per l'appunto con la nascita di Lorenzo noi abbiamo la cesura tra la prima e la seconda parte, e la seconda parte del libro. E io ho trovato molto, molto bella e molto, molto efficace anche sul piano narrativo, l'idea di introdurre questa seconda parte attraverso il commento ad un intarsio di fotografie, no? Perché siamo in una fase un po' strana, che Lorenzo ovviamente è molto piccolo, quindi non può avere ricordi suoi. E quindi, diciamo così, per questa transizione, viene adoperato questo espediente della fotografia. Dopodiché il padre riprende la parola, c'è un momento in cui, come dire, l'autore ci tiene a esplicitare che a questo punto il padre, sì, è sempre lui che conduce il gioco, ma di fatto, presenta le parole che gli impre e i ricordi che gli impresta il figlio, no? Quindi è il padre Marcello che racconta al figlio come è cresciuto, ovviamente, naturalmente, riproponendo i ricordi di Lorenzo Pagni. E posizione del padre, appunto, dura ovviamente per tutto il libro fino alla conclusione, fino all'epilogo, di cui poi dirò due parole, no? In cui poi è Lorenzo Pagni che dice io finalmente e ci racconta la nascita anche dei suoi figli, Riccardo e Federico. Io devo dire, quando ho ripreso in mano il libro nella versione che noi leggiamo oggi, è la prima cosa che ho letto, la parte finale, mi sono ovviamente commossa perché, come dire, ho rivisto anche un po' la storia della genesi, insomma, di questo lavoro. Ecco, dicevo, è importante secondo me anche questa scelta, cioè che sia Marcello a riprendere la parola, no? E siamo ovviamente nel 67, quindi diciamo così, nel passaggio dagli anni 60 agli anni 70, perché questi oltretutto sono anche anni cruciali, no? Anni cruciali anche per lo stesso Marcello Morino, perché sono gli anni in cui si raccoglie un po' l'eredità di quello che è stato il boom economico, no? Il miracolo italiano. E c'è tanto anche di questa storia nel libro, perché appunto è un boom economico, un miracolo italiano che sicuramente, come dire, diffonde benessere, però questo benessere non è poi, come dire, equamente ripartito, no? E questo lo vedrà bene, Lorenzo Pagni quando, cresciuto, per esempio, dovrà cercare lavoro e si renderà conto, come dire, che appunto, essere figli di papà o non essere figli di papà è ancora purtroppo conta. Ma comunque cerco di andare un po' con ordine in questa fase. Allora, ecco, qui appunto Lorenzo secondo me è molto bravo a raccontarci ancora una volta attraverso la sua storia personale e quelli che sono tutta una serie di passaggi storici e quindi di eventi, ma anche, come dire, come si evolve la società, negli anni 70, negli anni 80 e poi negli anni 90. E quindi, anche qui appunto Lorenzo Panni ci racconta contemporaneamente la propria educazione familiare, culturale, sentimentale e anche naturalmente civile e politica, ma anche tutta una società che cambia.
Per esempio, degli anni 70 ci racconta, negli anni 70 ovviamente io e lui eravamo piccoli, però diciamo così comunque la storia iniziava ad arrivare. Ci racconta ad esempio alcuni episodi del terrorismo, i movimenti di piazza, gli scontri con la polizia, la diffusione dell'eroina per esempio. Ma ci racconta benissimo anche cos'era la televisione alla fine degli anni 70, no? Ci sono delle rievocazioni anche molto precise, molto puntuali. Apro un piccolo inciso, appunto da letterata, no? Mi è venuto anche da notare questa ricorrenza di una figura retorica che, insomma, che io trovo molto efficace in questo libro, cioè quella dell'accumulazione, no? I tanti oggetti, tante cose, tanti riferimenti, tante citazioni, e non è un caso, perché il, come dire, è il dettaglio quello che poi favorisce la rievocazione di un momento, no? E devo dire appunto Lorenzo è bravissimo in questo accumulo di dettagli. Non so chi l'abbia detto, Dio è nei dettagli, è una frase che diciamo, la paternità sfugge un po', però è vero, insomma, no? Ecco, e poi naturalmente ci sono gli anni Ottanta, ci sono gli anni Ottanta, quindi c'è anche tutto il momento, come dire, del riflusso, no? Del riflusso che coincide tra l'altro per Lorenzo anche con il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, no? E quindi mentre diciamo nella scuola elementare abbiamo questa figura centrale di questo maestro comunista, il maestro Chiesa, no? Non alieno anche da qualche dogmatismo, c'è un episodio anche buffo dove appunto Lorenzo racconta di questo maestro che si arrabbia con i bambini perché cantano per conquistare la bella primavera, no, la primavera non è bella, è rossa, giusto Lorenzo? Quindi c'è questo episodio appunto del maestro Chiesa e poi invece questa scuola media molto classista, va bene, dove ancora si chiede, no, ma tu di chi sei figlio, va bene, oh, mi raccomando, cerca di essere bravo perché devi diventare ingegnere come tuo padre, no? E allora di nuovo si ripropone ancora una volta questo binomio, ma io sono gallina o vendettina, no? Cioè devo in qualche modo seguire le impronte di mio padre oppure c'è qualche possibilità di cambiamento. E poi naturalmente il prosegue invece nel liceo scientifico dove appunto abbiamo anche qui il grande racconto di un grande personaggio, naturalmente vero, autentico, che era questo insegnante di lettere che ci viene descritta come una sosa di Gabriella Ferri e che tra l'altro insomma scomparsa prematuramente, brava come insegnante e anche brava come giallista, insomma. E ci vengono raccontati gli anni universitari anche di Lorenzo Pagni, sempre, ripeto, raccontati con gli occhi del padre, con gli occhi di questo padre che naturalmente è innamoratissimo del figlio ed è un amore ovviamente corrisposto. Forse diciamo nel libro Lorenzo fa esprimere tutto quell'affetto, chiaramente nella realtà poi questo padre avrà invece tenuto molto più per sé, no? Perché comunque è proprio della generazione, anche dell'estrazione sociale, non mostrare troppo i sentimenti, anche sottrarsi un po' a questa dimensione di scambio e di confronto. Ecco, dell'università, tra l'altro viene fatto anche un accenno molto breve a quello che è stato il movimento della Pantera, un grande movimento dimenticato che è coniato all'inizio degli anni 90. E poi un altro passaggio interessante è quello in cui Lorenzo, anche qui molto molto colorito, Lorenzo appunto ci racconta, sempre filtrate attraverso gli occhi del padre, le sue esperienze come barman per riuscire a mantenersi agli studi, no? Perché, ripeto, ancora una volta, sì, Lorenzo è il primo che ha studiato, ma comunque con fatica, dovendo per forza combattere contro queste condizioni di partenza certamente non favorevoli. Ecco, e poi è veramente drammatico, e siamo a questo punto negli anni 90, il proseguo del racconto, cioè una volta laureato brillantemente in scienze politiche, l'inserimento nel mondo del lavoro. E qui, ahimè, si vede che a differenza di quel mondo così appunto solidale e corale dell'Oltrarno, siamo in un mondo di squali,
siamo in un mondo dominato da questo capitalismo alienante, spietato, e quindi attraverso la vicenda di Lorenzo in fondo ci viene raccontato anche un po' di quella che è, diciamo, di quelli che sono gli effetti anche più devastanti, no, di un certo tipo di globalizzazione, la precarizzazione, l'idea anche della competizione come valore, insomma, no? E devo dire, Lorenzo, da questo punto di vista, attraverso la sua vicenda personale, ci racconta qualcosa di molto chiaro e di molto preciso, no? E qui appunto c'è tutta l'esperienza lavorativa, insomma, vissuta dal nostro autore in una ditta di autotrasportatori, diciamo che lui non nomina, o meglio nomina con uno pseudonimo e noi non nominiamo qui, ma che comunque è vera e concreta. E abbiamo poi appunto raccontati tutta una serie di episodi, fra cui anche alcuni episodi, insomma uno in particolare alquanto drammatico, e contemporaneamente però invece anche delle vicende che accelerano, per così dire, il percorso di maturazione di Lorenzo. E questo percorso di maturazione arriva appunto verso la fine del libro, no? Quando a un certo punto Lorenzo decide: no, basta. Non è questo il mondo in cui io voglio vivere, cioè quel mondo appunto spietato che ho appena cercato di descrivere e che Lorenzo ovviamente descrive molto, molto meglio di me, no? E quindi, diciamo così, alla fine, dopo un momento anche difficile, un momento di crisi, un momento anche bello invece sul piano di quelle che sono le vicende sentimentali personali, Lorenzo rientra in un momento di crisi in cui però matura, ed è bellissimo come ci viene raccontata questa maturazione finale di Lorenzo. Addirittura c'è una citazione dantesca molto bella dal primo canto del Paradiso, no? Dal trasumanar, cioè andare oltre, no? Andare oltre, e tra l'altro anche qui veramente il talento di scrittore di Lorenzo viene fuori molto bene, c'è questa specie di colloquio quasi immaginario con le statue di Porta Romana, no? con i monumenti fiorentini che in qualche modo parlano e raccontano qualche cosa, cioè raccontano che le radici non devono essere, come dire, vincolanti, no? Anzi, sono proprio queste radici e la forza di queste radici che poi può permettere, ne riparlavamo proprio ieri con l'autore, all'albero di protendere i suoi rami, no? O addirittura di volare. E qui abbiamo appunto la decisione finale del libro, che è quella di partire per l'Africa e dedicarsi quindi alla cooperazione, no? E abbiamo anche qui appunto il congedo quindi dalla figura del padre, no? Che ha una reazione anche molto perplessa a questa scelta del figlio, però, diciamo così, ovviamente non la ostacola, cioè accetta che il figlio possa non essere una gallina che razzola, ma possa essere qualcosa di diverso. E si congeda però da così come l'ultima parola che dice è ancora il suo Marianna sbullettata, appunto a riproduzione di questo lessico familiare così, così colorito e così efficace. Ecco, e tra l'altro in questa parte noi vediamo anche che un piccolo annuncio di quello che è il libro che adesso è in stampa, no? Il secondo libro di Lorenzo, che racconta proprio la sua esperienza invece nell'attività di cooperazione in Senegal. Questa parte, nella primissima versione a cui accennavo all'inizio, era un po' incorporata invece nel libro, no? E poi Lorenzo ha deciso invece di scorporarla, ha fatto bene secondo me, e di trarne invece un lavoro a sé, perché merita uno sviluppo autonomo. Niente, io ho finito un po' il mio brevissimo excursus e io sono veramente contenta che questo libro abbia, come dire, abbia trovato un editore che lo ha saputo valorizzare, che ha avuto buon fiuto. Sono contenta che stia circolando, e perché penso che meriti davvero, perché ripeto, come dire, non è semplicemente una delle tante autobiografie, che per carità, genere che ha comunque una sua dignità, e non è neanche un librettino così di folklore fiorentino, no? Ma è qualcosa di molto di più, cioè è un libro che in qualche modo racconta anche noi stessi, racconta la nostra storia.
Io mi fermo qui a questo punto e magari sarei curiosa anche di fare una serie di domande a Lorenzo, se non vuole prima lui magari dire qualche cosa in aggiunta a quello che ho detto, e magari sentire anche Natalia Cangi, no, sull'importanza di questo libro dal suo punto di vista, cioè di appunto direttrice dell'archivio di Pieve Santo Stefano. Ci siamo. Posso iniziare io o vuoi iniziare con le domande? No. Ma forse magari, Lorenzo, dillo te, vai. No, guarda, allora, io intanto volevo partire ringraziando te, Beatrice, e soprattutto non posso che dirmi molto emozionato dall'intervento di Fiorenza. Concedetemi questo momento perché lei riporta un vissuto personale, perché la vicenda ha toccato direttamente la sua famiglia, però questo racconto ha accompagnato la mia vita fino da piccolo. Mio babbo era presente in quella piazza, era uno dei bambini, come ho scritto, che ha assistito appunto a questa scena, e a me è sempre stata raccontata fin da piccolo come testimonianza appunto degli orrori del fascismo, di quello appunto che è stato Sanfrediano. Io ho avuto tutti i racconti sulla resistenza, partigiani, e quindi è un qualche cosa. Io sono sinceramente emozionato di questo, ed è il racconto che io ho sempre fatto anche ai miei figli, che adesso hanno 13 o 14 anni, perché ritengo fondamentale mantenere viva la memoria di questi eventi, per cui veramente trovo difficoltà ora a parlarne, perché la cosa mi ha emozionato. Per me è stato anche difficile, perché io ho scelto di scrivere questo libro con una prospettiva assolutamente autentica, cioè dire, questo racconto è stato fatto in base a come gli occhi a loro videro queste cose, quello che sentirono, e quello mi ha raccontato mio babbo, che quel giorno era presente. E quindi per me è un momento anche difficile quando ho saputo che Fiorenza stava leggendo il mio libro, perché ho avuto un sincero timore di non essere stato sufficientemente preciso e anche bravo nel trasmettere quello che io desideravo trasmettere. Quindi la cosa, sono veramente emozionato in questo momento a parlare. E fra l'altro so che è probabile ci stia seguendo l'altro bambino che giocava, allora bambino che giocava con lo zio di Firenze. Mi è stato detto che, condizioni di salute permettendo, oggi è qui a seguirci, Stanlio Ciulli. E quindi per me è un momento estremamente emozionante, del quale sento anche tutta la responsabilità. Spero, insomma, di aver riportato a Firenze al meglio questo episodio, e soprattutto io volevo, come sottolineava Beatrice, al di là diciamo, del lavoro dello storico, io non sono uno storico, ho cercato di metterci dentro il cuore che metteva mio babbo nel raccontarmi queste parole, e dal punto di vista letterario di mantenere viva proprio anche l'emozione di questo, di questa vicenda tragica, che è nei tuoi ricordi familiari, ma che è nel ricordo di tutto un quartiere, di tutto l'Oltrarno, di tutta una città e di tutta una visione del mondo, che è quella che fa capo appunto alla resistenza. Quindi io su questo sono sinceramente emozionato e volevo partire sottolineando questo punto. Poi un'altra cosa vorrei riprendere, in maniera di passare poi la parola a Natalia. Tu parlavi di come è nato il libro. Questo libro, Beatrice ha letto i miei primi appunti, diciamo, perché nella mia idea era la volontà di mettere per iscritto tante testimonianze, tanti ricordi che mi sono stati trasmessi oralmente da mio babbo, da mio nonno, dalle persone che poi ho conosciuto, e quindi la necessità, il bisogno di metterlo per iscritto affinché
tutto questo si trasformasse in memoria, poi non andasse perduto. In realtà c'è anche, e qui un piccolo scoop che piacerà molto a Natalia, c'è anche un piccolo scritto precedente a quello che ha letto Beatrice, che vorrei far vedere. Ecco, sono poche pagine che riportano anche un titolo. Ricordo che io un giorno mio padre, il mio babbo, anzi, come si dice a Firenze, era già morto da un bel po' di anni. Io andai nella soffitta di casa sua, che era il posto, lui era stato un bravo artigiano dell'Oltrarno, era il posto dove lui si rifugiava a dipingere, a lavorare un po' il legno, e dal cassetto di una vecchia scrivania della soffitta saltarono fuori queste poche pagine rivolte a me, in cui con una scrittura piena di errori di ortografia, errori grammaticali, lui si rivolge a me dicendomi: Lorenzo, io ricordo che, e fra l'altro ci sono tante, sono poche pagine, però nelle quali lui ripercorre questi anni dell'infanzia, poi della guerra, un po' della sua vita. E io proprio con queste poche pagine scritte dal mio babbo, pensai che avevo quasi il dovere, io ho sentito quasi come un dovere di mettere per scritto tutto ciò che mi era stato raccontato, tutto ciò che avevo appunto ascoltato, tutto ciò che sapevo, in maniera di ampliare. Io mi sono fatto un po', appunto, ho ampliato quella che era la memoria del mio babbo, diciamo, ecco, di queste pagine. Ho cercato di mettere per iscritto queste cose. E qui appunto è una cosa che quest'estate, quando io andrò con grande piacere a Pieve Santo Stefano a incontrare personalmente Natalia, avrei piacere anche di insomma, intanto te lo dico, c'è anche questo che è un ricordo autentico, proprio nello spirito, ora ce lo dirà bene Natalia qual è lo spirito di questa splendida archivio che io conosco perché lavoro nelle scuole, appunto nei ragazzi stranieri, ma che veramente, diciamo, è un archivio che spero sempre più persone possano conoscere, perché qui però lascio la parola a te, Natalia, di spiegarci bene che cos'è questo archivio. Io vi ringrazio tanto e sono ancora emozionato. Avrei voluto dire tante cose, ma l'emozione mi ha colpito veramente, Fiorenza, veramente tanto. Vabbè, Natalia, ti lascio la parola. Grazie Lorenzo, ma tu avrai modo di riintervenire, anche perché mi verrebbe da dire, prima di parlarvi di che cos'è l'archivio, che anch'io ho un ricordo come quello di Fiorenza, e che è legato profondamente a questo piccolo centro dove Saverio Tutino fondò l'archivio ormai 37 anni fa. Pieve Santo Stefano è un paese distrutto dalla guerra, è stato distrutto, ha avuto una distruzione tra il 96 e il 99%, ovvero immaginate che tutti gli edifici che erano presenti, era un borgo con tipico toscano, oggi non esiste più, proprio un paese cancellato. Beh, il 27 novembre del 44 mio padre, le due sue sorelle rientrano dallo sfollamento. E una sorella, Natalia per l'appunto, così spiego anche il perché mi chiamo così e non Natalia, Natalia va a vedere la sua casa, una casa completamente rasa al suolo, e però ci sono gli oggetti, no, della memoria, i famosi cassetti, cassettoni, ripostigli, proprio da un cassettone lei si incaponisce e decide che di andare ad aprire i cassetti di quel cassettone, perché lì aveva riposto le lettere del marito che era stato fatto prigioniero. La distruzione di Pieve si deve ai tedeschi in ritirata, sopra Pieve passava la linea gotica, e in quel momento sono insieme. Natalia ha 27 anni, mio padre ne ha molti di meno, era nato nel 1924, quindi siamo nel 44, a 20 anni, e Adele, l'altra sorella, era nata nel 1921, quindi Natalia era quella più adulta, e in quel momento uno spostamento d'aria fa cadere una trave, e Natalia muore sul colpo, praticamente quel giorno lì.
il giorno del suo ritorno a Pieve. Beh, io capisco Fiorenza e ringrazio Lorenzo perché queste testimonianze sono un dovere per noi, sono un dovere per noi che nelle famiglie le abbiamo comunque sempre ascoltate. Io faccio fatica, ho fatto fatica per anni quando parlavo di questa storia a non commuovermi, adesso ci ho fatto un po' più i conti, ma insomma va un po' a seconda del momento, devo dire, ed è una storia che segna la vita delle persone, perché noi siamo dei portatori di memoria. Io lo dico insomma, parlando anche da un luogo che è simbolico, io vi ho raccontato insomma di questo piccolo, minuscolo paese ai piedi dell'Appennino che viene cancellato, con esso vengono cancellate le radici culturali, storiche, un'intera società che è allo sbando per molto tempo perché non si ricostruisce, si pensa a ricostruire gli edifici, ma non certamente il tessuto di una collettività. Quindi ognuno queste memorie se le ha vissute dentro le proprie case, mentre il Comune di Firenze ha giustamente ricordato, no, l'eccidio di Piazza Tasso, a Pieve quei morti hanno dovuto aspettare, erano 150 che complessivamente sono morti per cause belliche, ma anche per eccidi consumati nel territorio, e soprattutto per le persone che sono rientrate, e come Natalia ci sono stati altri casi che hanno subito purtroppo la stessa sorte. Ecco, qui non c'è mai stato quel tipo di, come dire, di quel riappropriarsi di quella memoria dolorosa che era necessaria invece. Per cui quando 40 anni dopo, e siamo sempre più o meno sul finire dell'estate, all'inizio dell'autunno, Saverio Tutino arriva qua, lui era un giornalista, nato a Milano nel 1923, un giramondo, ha fatto il partigiano, insomma, una figura che di sicuro meriterebbe un approfondimento maggiore anche da parte degli studiosi, perché comunque la sua storia è una storia di un Novecento italiano a tutto tondo, insomma, quando arriva qua in modo del tutto casuale e spinto da una forte idea che era quella di dare voce a chi non ha voce, e quindi propone al sindaco di questo piccolo paese di 3.000 abitanti, oggi i diaristi, quindi gli abitanti di carta di Pieve sono più di 9.000, quindi insomma pensate un po' al rapporto come funziona oggi. Io vivo contornata dalle storie, sono immersa dentro le storie di questo archivio. È un archivio di 9.000 persone, insomma, è un archivio complesso anche da gestire, immaginerete. Ebbene, quando arriva qua, lui arriva con quest'idea, ma con scarsissime possibilità di vederla realizzata, perché la prima cosa che gli viene detta dal sindaco, che era pure un sindaco illuminato e aveva anche lui un nome e cognome, perché i nomi e i cognomi sono importantissimi. Io ringrazio Lorenzo in questo senso, che nel suo affresco lui ha ridato la dignità a ognuna delle persone che ha descritto nel suo libro, e questo per noi è fondamentale. Quindi quel Pietro Minelli che ha dato la prima stanza nel Palazzo Pretorio, uno dei pochi che si erano salvati, a Saverio Tutino, gli hanno detto: ma quanti diari vuoi che arrivino? Ne arriveranno 5 se va bene. Beh, insomma, poi ovviamente ha avuto ragione Saverio Tutino, ma prima di aver ragione così, anche lui c'è stato un momento in cui si è chiesto: ma a cosa servono questi diari? Intanto voglio precisare che sono diari, sono memorie, sono lettere, sono autobiografie inedite. Il libro di Lorenzo, lo dico per tranquillizzarlo, ma lui lo sa, ovviamente non entrerà a far parte del fondo inedito, entrerà sicuramente la memoria di suo padre, di Marcello, quella sì, perché è un inedito, però come le oblate anche noi avremo il piacere e l'onore, no, di catalogare nella nostra biblioteca, che poi è nell'OPAC della rete documentaria Retina, il libro di Lorenzo. Però prima di arrivare a questo libro, e ci arrivo velocemente, voglio dire che abbiamo tante cose in comune con Lorenzo. Quando Tutino, partendo da quel novembre, 22 novembre 1984, e non vi farò la storia dell'archivio dei 37 anni, questa ve la risparmio, però voglio dire una cosa che sicuramente unisce le varie
i vari fili che abbiamo tessuto oggi, no? Lui lancia un annuncio sul quotidiano La Repubblica, dove in quel momento scriveva, e questo annuncio recitava più o meno così: guardate nei cassetti, nelle soffitte, negli armadi, se avete diari, memorie, lettere, autobiografie, mandate la Piave Santo Stefano perché lì saranno conservate per sempre. È chiaro che era una richiesta, era un modo per avere fiducia, era una richiesta di fiducia, una richiesta di credito, perché si andava a chiedere alle persone non di andare a esporsi pubblicamente, ma a guardare nei luoghi più reconditi, no? Nei cassetti, negli armadi, nelle soffitte. Guarda caso aveva individuato tre luoghi. E quando ho iniziato a leggere Chi di gallina nasce, ho scoperto che il Morino parla di un ripostiglio della memoria, no? È un quarto luogo quello del Morino, il ripostiglio, che però a mio modo di vedere sta molto bene con i tre luoghi citati da Saverio Tutino. E poi questo annuncio, che per me rimane sempre una pietra proprio miliare per le fondamenta di questo archivio, si chiudeva anche con una promessa, è una promessa di quelle impegnative, lì saranno conservate per sempre. Ecco, quest'idea del per sempre è un'idea che ovviamente ci tormenta, ma è anche il modo per farci andare avanti con grande consapevolezza di quello che stiamo facendo. Cioè, Tutino si candidava quasi da solo, perché all'inizio non aveva una squadra di persone, a ricoprire un ruolo di garante, ma anche a ricoprire un ruolo che le istituzioni non si erano in quel momento assunte, perché è evidente che si stava parlando di memorie di persone comuni, quindi non di letterati, non di persone famose, ma di persone comuni, che fino a quel momento non avevano avuto voce, o se l'avevano avuta, l'avevano avuta entro determinati contesti, perché è ovvio che, insomma, bisogna chiarire subito che Saverio Tutino non ha inventato la scrittura popolare, che le fonti documentarie e testimoniali erano già ampiamente studiate anche prima che lui arrivasse chiaramente a Piave Santo Stefano. Bisogna anche dire però che il rimettere al centro la persona è, diciamo così, uno degli obiettivi che Tutino si è posto fin da subito. Cioè, lui ha cercato di scardinare quelle che erano le regole del dibattito culturale che alla metà degli anni Ottanta portò alla nascita di archivi più o meno come il nostro, ma il nostro non perché insomma lo dirigiamo noi, è qualcosa di diverso, perché è un archivio che, insomma, non ha molti confini, tranne quelli legati appunto alle tipologie testuali che raccoglie, al fatto che i testi devono essere inediti, ma è un archivio che va dal 700 ai nostri giorni. Quando dico nostri giorni, dico fino a ieri l'altro. Si raccontano oggi storie di pandemia e noi le stiamo raccogliendo, di migranti che arrivano in Italia da almeno da quattro continenti, oltre 40 paesi, e noi stiamo facendoci carico di raccogliere. Le Oblate è un luogo dove a febbraio di ogni anno, fino al 21 febbraio 2020, noi abbiamo portato il progetto DIMMI, diari multimediali migranti. Quindi è un luogo molto vivace. Però, per tornare al libro di Lorenzo, perché questo libro è importante per un archivio come Pieve? Perché Maria Beatrice lo ha raccontato, no? Lo ha narrato, e in questa narrazione già si vede quello che un archivio del Novecento ha raccolto in questi 37 anni. Siamo un archivio del Novecento, anche se, come vi dicevo, affondiamo le nostre radici dal Settecento ad oggi, ma io non posso ignorare che oltre 3.000 dei 9.000 testi hanno degli estremi cronologici molto precisi, che vanno dal 1939 al 1945. È evidente che fatti come le guerre novecentesche, le guerre europee, sottolineo novecentesche, quindi prima guerra, seconda guerra, emigrazione, la fanno un po' da padrona all'interno di questo patrimonio, scrigno di storie, perché quando Tutino cominciò a dare un senso alla sua impresa, avvenne nel momento in cui si rese conto che mettendo insieme tasselli
che andavano a formare dei mosaici anche per singoli argomenti, e quindi si rese conto che quell'esperienza fatta da un prigioniero in un campo di concentramento in Germania era simile a quella fatta da un altro. Ecco, una accanto all'altra queste storie camminavano in parallelo e raccontavano una storia comune, una storia vista dal basso. Oggi queste parole sembrano anche un po' datate, che andava però a colloquiare, a rendersi utile, quasi indispensabile alla storia, quella con la S maiuscola. Ecco, leggendo il libro di Lorenzo io ci ritrovo tutta questa primogenitura di Tutino, perché qui ci sono le persone e le persone sono fondamentali in un racconto di sé. Noi non dobbiamo sostituirci né a libri di letteratura né tantomeno a libri di storia. Noi dobbiamo non perdere mai di vista, parlo noi come archivio, che la persona è al centro del racconto. Al centro del racconto di Lorenzo ci sono una serie di persone. In realtà sembra esserci un unico protagonista, è stato detto, il Morino, no? A me viene da dire, guardando, leggendo e rileggendo il libro, che è chiaramente un modo per raccontare una storia, la sua storia, ma è anche un modo per riannodare un rapporto con il padre. Ed è importantissimo anche, credo, questa lettura, perché è evidente che questo Lorenzo decide di riannodare questo rapporto in un momento preciso della sua vita, in un momento forse di maggiore fragilità, di maggiore insicurezza, e decide che quella figura del padre diventa importante per ricordarsi di quelle che sono le sue radici. Poi c'è chiaramente il grande tema della gallina, e non lo dico ironicamente, lo dico perché se è vero che è un detto dell'Oltrarno, però è anche un detto che si può applicare a tanti luoghi, non solo della Toscana, ma veramente si può andare a parlare della gallina, della vendettina, in tantissime testimonianze. Bene, questo racconto del Novecento io l'ho trovato estremamente, come dire, vero, quindi non ho sentito... E soprattutto sentendo parlare Lorenzo mi rendo conto maggiormente che questo racconto è totalmente vero, che non è un pretesto letterario, ma è un bisogno che lui ha avuto di probabilmente anche ricollegarsi con le proprie radici. E questo bisogno in realtà poi ha portato a far emergere dei tasselli di memoria che sono importantissimi. Abbiamo parlato della memoria storica della Seconda Guerra Mondiale, che è evidente che è uno spartiacque per Firenze, per l'Oltrarno, per la Toscana, per l'Italia, per l'intero universo, no? per le dinamiche che ha. E quindi le storie delle persone in realtà riescono a spalancare delle finestre su dei fatti che noi sappiamo che sono avvenuti in un certo modo, ma che aggiungono il colore, quella vibrazione, quella tonalità che forse avremmo ignorato se non ci fossero state le testimonianze delle persone. Qui poi c'è un quartiere, cioè il quartiere che ha una sua identità, è quasi una persona che respira, che vive, che è assolutamente concreta, palpabile, e questo quartiere a un certo punto cambia, no? Si modifica. E coincide forse nel momento anche in cui ci sono le maggiori difficoltà per Lorenzo. Siamo negli anni Ottanta, e gli anni Ottanta forse vedono la trasformazione della città di Firenze come nessun altro decennio ha visto prima, ma non solo di Firenze, anche l'Italia comincia a cambiare, a modificare i suoi parametri. Insomma, è una storia di una famiglia, di un quartiere, di una città, ma poi diventa inevitabilmente la storia di tutti, e con delle dinamiche che sono dinamiche molto ben definite. Se dovessi fare un rimprovero a Lorenzo, ce n'ho uno da farti, perché una seconda, quasi terza lettura te lo posso fare, è che le figure femminili di questo libro, come dire, sono un po'... stanno un po' come alla finestra, no? Stanno un po' in disparte. E invece da tua nonna Bianca, a tua madre Anna, alla zia Maria, secondo me se tu avessi
come dire, definite ancor più loro, forse veramente questo racconto sarebbe stato assolutamente, no? Le avresti tenute dentro tutte, queste donne che comunque sapientemente lavoravano, mandavano avanti una casa, erano anche delle artigiane, la sarta, e avevano chiaramente anche un ruolo di nutrici. Ecco, questa parte secondo me un po' soffre, però è chiaro che io ho ritrovato tutto quel sapore di quei luoghi, cioè è per questo che dico, anche se fa parlare il Morino, anche se la sua voce a un certo punto si avverte, no? Da quel 67 è stato detto in poi. In realtà è veramente un grande affresco che tiene dentro tutti, che tiene dentro la storia con la S maiuscola e la storia dei singoli. Ed è per questo, insomma, che a parte il piccolo rimprovero, che però tu mi dirai, magari ci sarà in questo tuo libro una maggiore, no? Come dire, un regalo per tua mamma, E poi queste donne erano straordinarie. Io ho pensato ad Anna, no? Ma ho pensato anche a Bianca, nel senso che erano donne che veramente sacrificavano, soprattutto Bianca, no? La vita no? Per tenere insieme, no? Anche i pezzi di famiglie che si ricomponevano dopo il primo conflitto mondiale. Insomma, c'è veramente una storia del Novecento che va ben oltre i limiti cronologici che Lorenzo ha voluto inserire all'interno di questo racconto. Ora gli do comunque diritto di replica, eh. No, no, Natale, hai assolutamente ragione, anche perché per esempio mia nonna Bianca nei racconti familiari è sempre stata descritta come una grande donna, o meglio, una donna con un grande cuore. Lei in casa mia erano poveri, come si dice anche nel libro, io non l'ho mai nascosta questa cosa, però la porta di casa dei miei nonni era sempre aperta, e questa soprattutto grazie alla nonna Bianca, più che il nonno Faliero, che, come dice anche in un certo punto del libro, era un uomo, sì, figlio della fine dell'Ottocento, Novecento, però non era un uomo di grandi valori, se si vuole, no? Era un uomo che cercava di barcamenarsi anche, no? Con mille difficoltà, date anche dalla miseria, dalle difficoltà lavorative. Invece mia nonna è stata veramente una grande persona. Io l'ho conosciuta relativamente perché appunto è morta quando avevo 3 anni, però nei ricordi è sempre stata molto molto forte e sicuramente una donna che valeva la pena raccontare più di quanto non ho fatto nel libro. In parte penso che questo derivi dal fatto, una cosa, guarda, mi ci stai facendo riflettere te su questa cosa. Io quando ho iniziato a scrivere questo libro, veramente ho fatto un mi sono trovato in questo momento della difficoltà, in questo momento di difficoltà della mia vita, ed è stato veramente un riallacciare i rapporti, fare anche pace in un certo senso con un babbo con il quale mi sono sempre voluto un gran bene, ma con il quale ho sempre parlato molto poco. Quindi probabilmente sono andato molto a fondo di questa indagine, anche esplorativa per tanti aspetti, verso la figura del padre, che ha certamente penalizzato altre persone. Come dico all'inizio del libro, appunto, con la morte finisce tutto. Questa è una frase perché io non sono credente, per cui, però non è la fine di tutto, nel senso che credo ci sia modo anche di rifare pace con le persone che non ci sono più. Io in qualche modo l'ho rivissuto, cioè non avevo più la possibilità di parlarci, però ho avuto ugualmente la possibilità di ripensarlo, no? E in qualche modo di superare anche un certo, non dico astio, diciamo rammarico per l'aiuto che non mi ha mai saputo dare in un momento in cui magari io avevo bisogno di essere sorretto, o a parole o anche praticamente, perché
veramente, come ha accennato anche Beatrice, io in alcuni momenti mi sono trovato davanti delle pareti lisce, proprio non sapevo come superare certe difficoltà, in parte perché le condizioni oggettive di partenza erano penalizzanti, ma anche perché dentro me c'era questa gallina, c'era questo continuo ripetere che se da gallina nasci, gallina rimani. Cioè, le pareti lisce erano in parte anche no colpa, però erano anche dentro di me, ero io che non sapevo perché queste frasi, questo pessimismo di fondo, io me lo sono portato dentro veramente come una zavorra, fin tanto che poi con un atto di coraggio, forse anche eccessivo, come delle volte capita nelle reazioni estreme, ho lasciato tutto e sono ripartito veramente dall'Africa, che è stato il mio anno zero, diciamo. Io mi sono ritrovato appunto in Senegal e sono ripartito dalle capanne, perché ero anche lontano dalla capitale, ero lontano da Dakar, e sono ripartito veramente da una capanna col tetto di paglia e ho fatto zero. E in questo zero c'è stato un processo molto, diciamo, verso la figura paterna, perché comunque lui era, mia mamma è tuttora viva, lui non c'era più e poi è sempre stato l'anello mancante. In qualche modo la mamma, anche se mi sono scontrato con lei per tanti aspetti, il babbo era stato un po' assente, diciamo. E allora ho fatto questo percorso che è vero quello che tu dici, è vero quello che tu dici, però non è, anzi, come ti ripeto, cioè, soprattutto nella figura dei nonni, credo sia stata veramente la nonna Bianca che ha tenuto insieme la famiglia, che ha avuto maggiori slanci di generosità anche all'interno di questa comunità che era Sanfrediano, no? Questa rete di solidarietà. Sicuramente la nonna è stata molto più attiva in questo del babbo. No, ma guarda, nessun tipo di, come dire, di rimprovero, era affettuoso il rimprovero, perché Sì. è proprio chiaro che questo a me capita da lettrice di testimonianze di vita, a me capita di leggere veramente dei ricongiungimenti che faticosamente, però in modo poi a volte sbocciano, come nel tuo caso, in fiori esemplari e molto belli. E io capisco quanto le parole possano aiutarci a veramente ricostruire legami, no? Le parole scritte, che sono quelle di cui prevalentemente mi occupo, ho visto in moltissimi casi che riescono veramente a creare i ponti che spesso la vita no, non ci fa attraversare. E quindi questo aspetto è quello che ha colpito di più, che mi ha colpito di più. Poi è chiaro che da appassionata di scritture autobiografiche, la tua è a tutti gli effetti una scrittura autobiografica, anche se è chiaramente mediata dalla figura di tuo padre. Però anche nella puntualità con cui tu ricostruisci tutti i passaggi, e Fiorenza oggi ne ha data piena testimonianza, è evidente che questa figura è una figura da cui tu non ti sei mai staccato, è anche evidente che è una figura che tu hai sempre sentito dentro di te, era quel ripostiglio, e che doveva uscire forse da quel ripostiglio, no? E quindi sì, magari la prossima cosa che scriverai dopo questa del Senegal, sarebbe bello, per esempio, che tu raccontassi quei due nonni, perché loro veramente sono qualcosa, tutti e due vedovi, ed erano, se ho capito bene, marito e moglie di fratelli e sorelle? Sì, Funzionava guarda, così. è complicatissima. Io questo l'ho capito. Perché avevano sposato Sì. due sorelle. Due sorelle avevano avuto figli, poi queste era morto il marito, il mio nonno, poi era morta la moglie, si sono rimessi insieme perché a quei tempi si pensava più a come poter sopravvivere, no? Lo dico, non erano tanto le frecce di Cupido, era proprio la necessità anche di riuscire a crescere figli, insomma, unire un po'. E quindi mio babbo aveva due fratelli che tra loro erano cugini. Quindi è una storia complicatissima, che leggendo, forse
in certe, ecco, magari leggendo il libro, forse in certe parti ci si può un attimino. Io l'ho riportate perché comunque facevano parte, ho voluto essere autentico in tutto. Per cui forse ci sarebbe un po' bisogno di una piccola mappa per capire certi intrecci, però erano frequenti in San Frediano, eh. Non è solo la storia della mia famiglia. Ripeto, il libro ha sicuramente una forte componente autobiografica, però ha un respiro Collettivo. decisamente più ampio, decisamente anche in questo aspetto qua. Io aggiungo, se mi permetti, di aver trovato nella tua descrizione iniziale, quando parli proprio di San Frediano, la tipica ironia fiorentina, no? Perché noi fiorentini abbiamo quell'ironia che a volte non viene sempre capita, no? Non viene sempre capita, sono quelle battute sottili in cui io ci ho visto tantissimo il mio babbo era famoso appunto per fare queste battute che spiazzavano tutti gli amici e che magari non venivano comprese subito e lui invece ci rideva tantissimo proprio perché il fiorentino tipico, il sanfredianino, sa dare quelle puntate di ironia che non sono sempre scontate. Oh, a questo punto cosa dico? Io ringrazio tutti coloro che sono stati in nostra compagnia, ringrazio chiaramente Maria Beatrice Di Castri che ha fatto questa bella descrizione di questo libro. Ovviamente non posso non ringraziare Lorenzo che ci ha dato la possibilità di parlare di questo libro di memorie e chiaramente la nostra Natalia che veramente ci ha aperto una finestra di memorie ancora più ampia perché davvero è fondamentale mantenere sempre memoria di quello che accade nelle nostre vite per poi condividerla e per non dimenticare mai niente, no? Perché tutto poi dopo alla fine è importante perché tutti poi ci ritroviamo anche le storie degli altri, no? Non è sempre banale dover condividere emozioni. Oggi viviamo in una società molto, molto social, no? Dove condividiamo spesso le nostre emozioni anche appunto sui social media, ma a volte proprio lo facciamo perché si scopra qualche cosa di noi che vogliamo che comunque rimanga anche agli altri come testimonianza. Quindi ringrazio tutti voi, vi aspetto ovviamente alle Oblate per prendere in prestito il libro di Lorenzo Pagni e vi auguro buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi di nuovo. Grazie a tutti quanti.